Come avete visto, abbiamo assistito in questi ultimi video di broadcasting del congresso a una ripetuta serie di avvertimenti da parte di Splane e compagnia sulle notizie diffuse degli apostati, quindi avvertimenti continui, cioè messe in guardia sui contenuti che vengono diffusi nei video, quindi addirittura arrivando, no, a quell'espressione così infelice, così brutta, di dire: guardate che non sempre potete essere così intelligenti da cogliere le macchinazioni di questa gente. Ma mi viene da dire questo: a volte il dottore di guardia, ad esempio, ha denunciato e ha vinto anche delle cause per diffamazione quando è stata definita, ad esempio, setta. Vi posso anche riportare un articolo di giornale, adesso qui non riesco. Però mi chiedo se è così importante mettere in guardia i tuoi fedeli su queste notizie cosiddette false. Se sono notizie false, perché, datore di guardia, chiediamoci, non querela per diffamazione? Avete un'idea di quante di queste notizie stiamo diffondendo sui mezzi, sui socials? Quindi chiaramente su YouTube, su Facebook, eccetera. Avete un'idea? Sono tante le notizie che stanno venendo fuori. Se tutto questo fosse falso, basterebbe mettere a tacere i vari autori, attivisti, diciamo così, attraverso delle cause legali. Allora chiedetevi perché la Torre di Guardia non interviene su nessuno. È lo stesso motivo per cui, ad esempio, che ne dicano le note legali del sito, ma questo lo diremo in un sito apposta. Le persone possono, secondo l'uso consentito della legge, prelevare contenuti dal sito, citando la fonte ovviamente, per diritto di critica. E non può dire, non potete prelevare nessun contenuto dal sito senza il mio permesso, perché così non è. La lettore di guardia non si può porre al di sopra della legge. Quindi, capite perché? Allora, riflettiamo su questo discorso della diffamazione a suo dire da parte di chi fa informazione. Se fossero veramente notizie false, state pur tranquilli che avrebbe gioco facile, anzi, ne approfitterebbe per smentire, per non dire un'altra parola, quello che è la macchinazione presunta di chi vuole affossare la torre di guardia. E voi sapete che così non è, ormai avete imparato che tante notizie che non compaiono sul sito gv.org per il semplice fatto che sanno che sono notizie vere, ma sarebbero un brutto colpo per tanti fedeli. Meditate, gente, meditate, ma non perché lo dico io, ma perché è la verità dei fatti. Se fossero notizie vere, quelle che cercano di non farvi conoscere, mettendovi così ripetutamente in guardia. È stato proprio martellante la quantitativo di messaggi mandati dai capi per dire non ascoltate, non ascoltate, e tu perché non denunci per diffamazione?